Ciao, ben ritrovati. Ricominciamo la nostra stagione di yoga online. E per chi mi segue da un po', sa che tanto mi vedrete ogni tanto far entrare nuove persone. So che per chi è in città è un orario in cui magari si è un po' al limite con la fine del lavoro. Allora, dicevo, per chi pratica da un po' con me, sa che io condivido pratiche di Ananda Yoga, che è Hatha Yoga, quindi uno yoga originario, con gli insegnamenti di Paramahansa Yogananda, che è il maestro che portò un po' lo yoga in Occidente all'inizio del Novecento, facendo un viaggio proprio dall'India all'America, ed è l'autore di Autobiografia di uno yogi. Quindi seguiremo il suo percorso, anche perché io trasmetto in questo momento dai Colli di Assisi, da una comunità di Ananda, che sono queste comunità create proprio sugli insegnamenti di Yogananda. Mi sono trasferita qui 3 anni fa, dopo ho percorso invece a Milano, dove appunto insegnavo. Queste pratiche online sono iniziate durante la pandemia, come è successo per molti insegnanti, e quindi continuiamo con la volontà proprio di restare insieme e crescere ancora insieme. Sapete che questo percorso si chiama la Via dei Chakra e sarà un viaggio nell'energia, nel mondo dell'energia, che è la verità che sottostà a tutta la realtà fisica. Un po' come il linguaggio digitale rispetto a quello che appare nei nostri schermi del computer o del telefono. Se qualcosa non funzionasse nei nostri schermi, saremmo degli illusi se ci mettessimo a pensare di modificare, di cambiare soltanto lavorando sulla superficie di quello che appare. Dobbiamo andare dietro a vedere che cosa non funziona, che cosa dobbiamo cambiare, cosa dobbiamo correggere. La stessa cosa accade con noi. Il nostro mondo manifesto è tutto diretto in sala macchine da un mondo di energia dove avvengono le vere trasformazioni e dove sono proprio codificate tutte le informazioni che poi appaiono nella nostra vita. Noi non ci ricordiamo questa nostra realtà di energia perché siamo completamente identificati con la forma esterna. Infatti, Yogananda, quando in America avevano inventato il cinematografo, erano agli inizi, aveva i suoi discepoli, ogni tanto li portava al cinema proprio con lo scopo, quando erano identificati in quello che stava accadendo, si commuovevano, gioivano, erano tutti presi dalla storia. Gli bussava sulla spalla e gli faceva vedere dietro che c'era un fascio di luce che proiettava queste luci e ombre sullo schermo. La stessa cosa accade nella nostra vita. Io sono anche appena tornata dall'India, precisamente dall'Himalaya, dove proprio puoi sentire tangibilmente questa realtà di energia. Più salivo, più mi allontanavo, diciamo, dal mondo frequentato dall'illusione della nostra vita feriale, più andavo in alto, in luoghi più rarefatti, e più percepivo veramente la smaterializzazione delle forme. Sentivo che dovevo lasciare andare ogni cosa e che mi avvicinavo a un mondo fatto di coscienza, che è la sorgente da cui parte questa energia. Tutti questi nomi troveranno poi definizione durante il nostro percorso. Poi naturalmente sono ritornata nel mondo delle forme, ma questa è la nostra vita normale, siamo completamente identificati. E allora a volte ci affanniamo per cambiare la nostra vita, ma lavoriamo ad un livello che non è quello corretto per fare questa trasformazione. Oggi non voglio fare una lunghissima teoria, sempre le mie lezioni sono precedute da una parte di filosofia, però siccome lo yoga in India è una scienza, vorrei che sperimentassimo insieme, provassimo a vedere veramente se riusciamo a raggiungere qualche forma di conoscenza proprio attraverso quello che accade dentro di noi. Volevo soltanto dare ancora qualche informazione pratica.
Questo corso poi inizierà il 2 di ottobre, ci sono due pratiche alla settimana, il lunedì e il mercoledì. Io invio sempre poi il video per chi vuole seguire in differita, che sono sempre di più, così ciascuno può fruire della pratica nell'orario che gli è più confortevole. E, oggi è una pratica aperta e sapete che per tutta la serata fino a domattina è possibile ancora poi iscriversi con un prezzo speciale, con una promozione. Basta, questo è quello che volevo dirvi. Ah, ecco, altre cose, siccome siamo in questa modalità, naturalmente potrete sempre farmi delle domande via mail o insomma anche in alcuni momenti alla fine della pratica. E io condividerò anche sulla base delle vostre domande, dei temi che vengono fuori nel nostro percorso, dei podcast che sono un po' momento di crescita personale che si può ascoltare quando avete un momento libero, state andando al lavoro. Mi è sembrato così, con il passare dei cicli di yoga, il modo più agevole per tutti per dialogare. Allora, avrai bisogno di un tappetino, di un cuscino, se non hai quello da yoga per questa sera, prendi anche un cuscino dal divano, dove vuoi, e di una copertina, perché forse ancora oggi non fa freddo, però via via per il rilassamento la utilizzeremo e la utilizziamo anche per alcune posizioni. Un'altra cosa che vi chiedo, siete in tanti, io non riesco a vedervi tutti, però controllate di avere l'audio spento, perché altrimenti venite inquadrate. Questa pratica è registrata e quindi anche per motivi di privacy è bene che sia, inquadrata io. Ci portiamo nella nostra postazione. Quindi, prendi il tuo cuscino, ti siedi sul bordo del cuscino, in modo tale di sentire una posizione comoda che adesso vi guiderò perché oggi è proprio una lezione generalissima, includo anche persone che non hanno mai praticato. Io mi metto in questa posizione, tu forse sei messo in lungo e individui la parte, il lato più corto del tappetino, quindi ti chiedo di allungare le tue gambe con la stessa ampiezza del lato più corto del tappetino. A questo punto fletti la gamba sinistra, porti l'interno del piede a contatto con la coscia, il calcagno possibilmente a contatto con il pavimento pelvico e poi chiudi anche la gamba destra. Se sei seduto correttamente sulla punta del cuscino, dovresti aver creato una base stabile, idealmente con le ginocchia a terra. So che non è sempre così. E anche la scelta del nostro cuscino è un po' condizionata da questo, cioè iniziamo con un cuscino sempre più alto e poi via via che con la pratica ci si apre la parte del bacino, delle anche, possiamo abbassare l'altezza del nostro cuscino. Comunque non ti preoccupare se le ginocchia non toccano terra in questo momento, non vogliamo avere una preoccupazione fisica eccessiva. Entriamo subito a un ascolto interiore. Quindi ti chiedo di sentire proprio, di portare la tua consapevolezza al contatto degli ischi sul cuscino e di premere un po' dai glutei verso terra, sentendo proprio che ti allunghi verso il centro della terra, mentre dalla cima del capo cresci verso l'alto e senti tutta la tua spina dorsale che si apre, che si allunga. Porta anche indentro un po' il tuo ombelico, rendendo attiva la parte sotto l'ombelico del tuo addome. E senti se in questo modo la tua schiena si può sorreggere in maniera allungata e completamente aperta, senza troppa fatica. Le spalle sono lontane dalle orecchie e vogliamo avere il dorso delle mani sulle ginocchia o all'inguine, con le braccia completamente rilassate mentre il mento è parallelo a terra. Siamo al termine di una giornata e adesso tutto quello che è successo lo lasciamo fuori, come abbiamo forse appeso la giacca, appendiamo anche la nostra giornata e ci occupiamo di quello che accade dentro di noi.
Chiudi quindi i tuoi occhi, abbassa le palpebre e comincia ad accendere i riflettori interiori. Porta consapevolezza a come sta il tuo corpo, per esempio se ci sono delle parti tese, ci sono delle resistenze a stare in questa posizione. Non giudicarti. Addirittura non cercare neanche di modificarle se la cosa provoca sforzo. Resta soltanto nella consapevolezza di come sta il tuo corpo. Porta poi questa consapevolezza alla tua mente e osserva i pensieri che fluiscono. Accorgiti che stai pensando. Ma nel momento in cui tu puoi osservare questo flusso di pensieri, sei un po' come quando Yogananda portava i discepoli al cinematografo, sei seduto in platea e riesci a vedere che questi pensieri non sono veramente te. Porta ora la tua attenzione al fatto che stai respirando. Osserva il tuo respiro. Inizialmente dove lo provi? Poi concentrati nell'area dell'addome. Tenere la parte sotto l'ombelico leggermente attiva. E prova a visualizzare l'area in cui i polmoni terminano e cominciano le tue viscere, perché proprio in questa fascia ricade il più grande muscolo respiratorio, che è il diaframma. Un grande muscolo a cupola che scende verso le viscere portando con sé i polmoni, allungandoli, aprendoli, e questo fa nascere l'inspirazione. Poi questo muscolo risale in alto dentro la cassa toracica e spinge fuori l'aria dai polmoni e questo fa nascere l'espirazione. Comincia a muovere consapevolmente il diaframma e a fare qualche respiro più profondo. Prova a sentire l'espansione che avviene attraverso il respiro, come un'opportunità per lasciare andare eventuali tensioni fisiche, come se entrasse una luce e fa scomparire il buio. Entra con il respiro in tutte le tue stanze buie, le stanze di tensione, porta un nuovo spazio. Senti come il tuo paesaggio interiore un po' alla volta si mette a fuoco. E ti chiedo ora di visualizzare proprio una linea centrale che parte dalla radice della spina dorsale fino alla cima del capo. Se hai tenuto la posizione corretta, se non ti sei adagiato e hai flesso la spina dorsale, dovresti individuare proprio una linea lunga, luminosa. Altrimenti riporta l'attenzione all'allungamento verso l'alto, verso il basso, riporta l'ombelico verso l'interno e sta in questo centro di luce. Usa questa linea luminosa nel tuo centro come guida per tutta la pratica. Ora prepareremo un po' il corpo, sempre le nostre pratiche saranno precedute da un momento di riscaldamento. Quindi ti chiedo di sdraiarti. Dai
la tua attenzione ai punti di contatto del tuo corpo a terra. Yoga è anche un laboratorio di conoscenza, quindi cerca di stare completamente presente in quello che stai facendo, non fuggire via con i pensieri e portare l'attenzione al contatto che il tuo corpo ha, ad esempio con il tappetino. È una tecnica proprio per restare in quello che stai facendo. Ora muovi le tue braccia a semicerchio portandole oltre la testa. Fai corrispondere questo movimento all'inspirazione. Resta qualche istante con i polmoni pieni, poi porta le braccia lungo il corpo, espirando. Ancora, inspira. Senti bene tutto il tuo busto come ha l'opportunità di aprirsi. Poi ritorna con le braccia ed espira. Fletti ora anche le tue gambe portando i calcagni vicino ai glutei. E ancora inspirando, senti non soltanto come il corpo si apre, ma come ci sia una progressione. Quando inizi l'inspirazione, la parte bassa della cassa toracica che si espande, poi quella intermedia. E alla fine si espande il petto e anche l'aria intorno alle tue clavicole. Da questa posizione ti sollevi con la testa, con le spalle, agganci dall'interno le tue cosce ed espiri completamente, svuota completamente i tuoi polmoni. Quindi ridiscendi, ancora disegna un semicerchio con le braccia. Entra proprio nella massima capienza inspiratoria. E poi ti sollevi, agganci bene dall'interno le tue cosce ed espiri. Ancora una volta, inspira. Ti sollevi ed espiri. Scendi, allunga le tue gambe e fletti solo. Soltanto il ginocchio sinistro lo porti al petto, intrecci bene le tue mani sulla tibia, crei una bella pressione tra la tua coscia e l'addome e continui a respirare utilizzando il diaframma. In questo caso, essendoci l'incontro con la tua coscia, si crea una pressione e questa pressione diventa un bellissimo massaggio dietro la gamba e dietro nella tua schiena. Abbia attenzione anche per i fenomeni più sottili, più piccoli. Dai attenzione a tutto. Viviamo sempre nella distrazione, nella fretta, nella velocità. Questo è il momento proprio per accendere il faro della consapevolezza. Quindi allunga la gamba. Puoi intrecciare le mani dietro la tua coscia, se sei un praticante esperto, puoi agganciare invece il tuo alluce e spingere dal calcagno verso l'alto, avvicinando anche un po' la gamba a te, alla tua testa, sentendo che la parte posteriore della gamba forse ha bisogno di essere allungata. Tu non entri nello sforzo, ma utilizzi il respiro per allungare quello che trovi teso. Quindi fletti una gamba, ritorni e ripetiamo tutto dall'altra parte. Fletti il ginocchio destro, intreccia le mani, crea una pressione con l'addome e utilizza questa pressione attraverso il respiro per andare ad espandere anche delle zone nascoste, per esempio lo spazio tra le tue scapole. Prova a sentire con l'inspirazione come le scapole sembrino allontanarsi. E questo crea distensione in un punto in cui accumuliamo sempre molte tensioni. Senti anche l'aria del bacino, del gluteo.
Quindi come prima allunghi la gamba, scegli la variante che fa per te e respiri anche sul lato posteriore della tua mano. Non è importante che la forma che assumi sia una forma estrema, quindi anche negli asana, è bene che tu ascolti sempre il tuo corpo. Perché non è assolutamente una pratica ginnica, lo yoga, è una pratica di consapevolezza. Quindi bisogna lavorare con la verità, partendo veramente da quello che ti offre il tuo corpo. Tanto quello che conta è come muoviamo l'energia, non che facciamo le acrobazie. Fletti quindi ancora la tua gamba, richiama anche la gamba sinistra, questa volta ti abbracci. Premendo entrambe le cosce all'addome e ancora respiri dal diaframma. Apri quindi le tue braccia a croce. Scendi con entrambe le gambe verso sinistra, tenendo la spina dorsale lunga, lunga, senza sollevare la spalla destra, e ruoti il capo. Fai ancora delle respirazioni diaframmatiche lunghe. Ritorni al centro e scendi dall'altro lato. La spalla sinistra resta a terra. Risali. Riporta i piedi davanti ai glutei, posiziona la caviglia destra sotto il ginocchio sinistro e poi risolleva il piede sinistro. A questo punto infila la mano destra tra le tue gambe e intreccia le mani o tra la coscia e il polpaccio oppure davanti al ginocchio, respirando bene dentro la tua anca. Cerca di creare spazio dentro l'anca. Continua a sentire il respiro come spazio. Un esploratore che va anche dentro stanze che normalmente non vai a visitare. Facciamo lo stesso lavoro nell'altra anca. Quindi posiziona la caviglia sinistra sotto il ginocchio, scegli la variante per te. Davanti oppure tra il polpaccio e la coscia. Prova a lavorare con pazienza, presenza, con sensibilità, cercando di capire che cosa ti richieda il tuo corpo. E poi ritorna con i piedi davanti ai glutei, allunghi ancora le tue gambe, porti le mani a preghiera davanti allo sterno, premi bene un palmo contro l'altro e usa questa pressione per sollevarti. E poi ridiscendi espirando. Inspira, sali, espira, scendi, inspira, sali, espira, scendi, inspira, sali, espira, scendi, inspira, sali, intreccia i tuoi polpacci,
Ti porti nella posizione di quadrupedia con le mani bene aperte sotto le tue spalle, le ginocchia sotto le anche. Andiamo a sciogliere un po' la spina dorsale, vertebra per vertebra. Parti dal coccige ed inspirando srotola la spina dorsale, stendila ed espirando parti ancora dal coccige e vai a flettere la spina dorsale. Inspira e stendi. Espira, fletti. Inspira, estendi. Espira, fletti. Inspira, estendi. Espirando, fletti la spina dorsale e continua discendendo con i glutei sui tuoi talloni. Se trovassi difficoltà a farlo, puoi infilare il cuscino tra i polpacci e le tue cosce e resta in questa posizione. Riprendi la respirazione diaframmatica, anche in questo caso l'espansione la sentirai soprattutto posteriormente. Cammina anche con le dita in avanti, creando spazio intorno alle spalle, tra le vertebre. Utilizza il respiro per andare proprio a ossigenare questo spazio nuovo che si è aperto. Inspira, ti risollevi, ancora inspirando, estendi la colonna, punta i piedi dietro, attenzione, ti sollevi dagli ischi e vai a posizionare il tuo addome sulle cosce. Le mani sono ancora aperte, spingono lontano il pavimento e poi scendi con il calcagno sinistro verso terra. Controlla di avere le braccia e la spina dorsale allineate. Questa è la priorità. Dopodiché, estendi il ginocchio solo quello che ti è consentito senza rompere questa linea. Poi lo sollevi, scendi con il calcagno destro, respiri bene dietro la tua gamba e poi alterni sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro e destro. Inspirando, sollevati ancora sugli avampiedi, espirando, ti riporti in quadrupedia. Inspira, estendi la colonna, espira, fletti la colonna, ritorna a scendere con i glutei. Inspirando, estendi la colonna, mettiamo tutto insieme, punta dietro, sali dagli ischi, estendi le ginocchia quando ti è consentito. Inspira, risali sugli avampiedi, espira, scendi, estendi la colonna, fletti la colonna, scendi. Inspira, estendi la colonna, punta dietro, sali dagli ischi, allinea bene le braccia e la schiena, estendi le ginocchia quanto è giusto per te, inspira, risali sugli avampiedi, scendi sulle ginocchia, inspira, espirando scendi, apri un po' le tue ginocchia, vieni sulla punta delle dita, cerca di scendere con il petto verso terra. Ed espirando, adesso senti che l'espansione è anche anteriore. Prova a sentirla sotto le tue braccia, a livello del petto. Sentila anche a livello del bacino. E poi ti risollevi, riavvicini le ginocchia. E porti il piede sinistro tra le tue mani, controllando bene che il ginocchio abbia un angolo di 90 gradi. Scendi cercando di creare spazio tra le tue gambe. Se sei un praticante esperto, puoi scendere anche con i gomiti a terra. L'importante è appunto che tu osservi che il tuo ginocchio non vada oltre la tua caviglia. Se per caso ti trovi in questa posizione, puoi arretrare un pochino con la gamba dietro e creare un affondo più profondo. Non essere timido. Prova a sentire che con il respiro puoi scoprire nuovi spazi che non sapevi di avere. Poi portati con le mani sul ginocchio,
senza alterare la distanza tra il tuo addome e la coscia. Inspirando, estendi bene i gomiti e senti anche tutto l'allungamento sul lato destro. In particolare lo puoi apprezzare livello dell'inguine, dove c'è un grande muscolo importantissimo per lo yoga che si chiama psoas. Poi ritorna, le mani al lato del piede, ritorna nella posizione di quadrupedia, inspira, estendi la colonna, espirando, fletti, scendi. La prossima ispirazione porta il piede destro tra le tue mani, controlla ancora bene il ginocchio, eventualmente arretra un pochino con il piede dietro se hai un angolo troppo chiuso. Controlla che il bacino non sia sollevato, cerca di scendere bene più che puoi, se sei un praticante esperto scendi sui gomiti, altrimenti continua a respirare e a creare spazio tra le tue gambe. Porta le mani sul ginocchio. Con la prossima ispirazione ancora allunga bene i gomiti, senti l'allungamento anteriore. Poi ritorna. Ritorna in quadrupedia. Scendi ancora con i glutei sui concomi. E poi ispirando, stendi la colonna, punti dietro, estendi le ginocchia quanto è giusto per te. Comincia a camminare con i piedi che si avvicinano alle mani, cercando di arrivare sempre a toccare terra. Cerca di portare i tuoi piedi tra le mani, afferri quindi i tuoi gomiti, qualche pulsazione qui. Allungando se trovi parti tese dietro le tue gambe, ai lati della spina dorsale. Fai questo movimento proprio per liberarti di tutte le tensioni, per scaricare il peso della giornata dalle spalle. E poi srotola la spina dorsale, ti porti con le braccia bene in alto, scendi. E quindi il nostro corpo adesso è pronto e possiamo entrare nel mondo degli asana. Senza averli ancora presentati, che sarà quello che faremo nelle prossime lezioni, cercheremo comunque di toccare con gli asana che percorreremo queste centraline importanti che ci sono dentro la nostra spina dorsale, che sono appunto chiamate chakra. Abbiamo parlato del mondo dell'energia, come la verità che sta dietro la materia. Dentro di noi il mondo dell'energia percorre la nostra spina dorsale astrale. Vedremo che cosa significa astrale. È un tubo proprio in cui noi siamo continuamente nutriti di energia da una sorgente più alta e questa energia sovrintende a tutte le nostre funzioni fisiche e psichiche, ma con delle specializzazioni che vengono proprio governate in 7 più una centralina dentro al nostro centro. Le posizioni yoga, alcune posizioni yoga vanno a stimolare una o un'altra di queste centraline, in genere una principale e poi delle altre più periferiche. Allora, semplicemente con questa posizione di ascolto iniziale ti chiedo di portare la tua concentrazione, ti guiderò a sentire questi centri, anche se non li abbiamo appunto nominati perché vogliamo viverli come esperienza in questa prova. Porta la tua consapevolezza intanto alla radice della spina dorsale. Prova a sentire come se il respiro entrasse e uscisse da lì. Sale di 10 centimetri all'interno della spina dorsale. Porta la tua consapevolezza in un altro centro di luce lì e prova a sentire il respiro che attraversa
questa nuova porta. Sali ancora dentro la tua spina dorsale fino al plesso solare. Respira attraverso questo centro. Sali fino al centro del petto. Fino al centro della gola. Hai dietro la tua nuca nella fossetta del midollo allungato. E poi porta la tua attenzione al punto tra le sopracciglia. Questo viaggio attraverso la linea dei chakra è tutto quello che siamo venuti a fare qui in questa incarnazione. Riceviamo l'energia attraverso questo canale centrale. Per tantissime incarnazioni dirigiamo questa energia nel mondo, ci identifichiamo. A un certo punto ci mettiamo sul tappeto da yoga perché siamo curiosi, perché abbiamo delle domande e cominciamo a richiamare l'energia dal mondo attraverso questo canale e a offrirlo a questo punto tra le tue sopracciglia, che è la porta per ritornare alla tua vera casa, attraversando ad una tutte le porte dei chakra. Per chi non ha mai praticato Ananda Yoga, una caratteristica, una particolarità che incontrerai adesso è la presenza di affermazioni negli asana. Da questa posizione di ascolto, allora, incontreremo la prima affermazione. Spingi bene con i piedi a terra, senti i tuoi piedi, soprattutto nel contatto sotto l'alluce, il mignolo, il calcagno. Senti come questa spinta faccia percepire qualche cosa che va verso l'alto, un non so che migra verso l'alto. Questo non so che è l'energia. Senti come questa spinta faccia anche sollevare il pavimento pelvico come una diga che non permetta l'energia di fuggire più fuori verso il mondo, verso il basso, porta verso l'interno il tuo ombelico, porta lo sguardo al punto tra le tue sopracciglia. E adesso è il momento in cui affermiamo che questo è quello che veramente vogliamo, conoscere attraverso questa via, la strada è la porta che ci porta a casa, che siamo qui perché vogliamo mettere davanti a tutto nella nostra vita la verità. Allora ripeti mentalmente. Sono pronto a seguire il tuo comando. Questa affermazione non la fai a me, la fai alla tua anima. È quella che brilla quando tu le consegni le chiavi per aprire questa porta di luce. Iniziare il percorso dello yoga significa cominciare la strada che ti porta dal tuo ego, dalla parte di te che si identifica nel mondo, con la parte che invece dalla platea vede le ragioni di tutto quello che ti capita nel mondo. Allora noi le ridiamo al navigatore e ancora ripetiamo. Allora mentalmente sono pronto a seguire ogni tuo comando. Porta quindi tutto il peso sul piede sinistro, avvicina il piede destro, entriamo nel primo asana, che è Vrikasana, la posizione dell'albero.
Da questa posizione apri bene dall'anca in questo modo, posizionando il calcagno a livello del tuo malleolo. Se sei un praticante esperto, posiziona la pianta del piede all'interno della coscia, creando una bella pressione tra il piede e la tua coscia. Spingi bene con il piede sinistro a terra, senti un allungamento verso l'alto, inspirando, porta le tue braccia sopra la testa, i gomiti sono al lato delle tue orecchie, premi un palmo contro l'altro, sentendo come questo subito attiva il tuo centro, questo luogo dove appunto noi non siamo più soltanto materia, siamo energia e siamo anche eterni. Stare in questo centro, sentendo che se anche tutta la giornata ti ha portato a correre, a rincorrere, ti ha portato in una situazione di agitazione, in questo centro invece tu hai delle qualità che non vengono toccate dalle circostanze esterne. Per esempio, la qualità della calma. A sentire in questa posizione la qualità della calma dentro di te. Quindi a prendere confidenza con un luogo in cui puoi sempre fare ritorno, quando capitano delle cose che ti vogliono agitare fuori di te. Mentalmente afferma: sono calmo, sono sereno. Inspira, cerca di scendere con grazia, se hai fatto la posizione completa, di non crollare, di scegliere sempre la variante giusta per te in questo momento, questa sera, ridiscendendo con le braccia lungo il tronco. L'energia che abbiamo mandato nel corpo durante l'asana rientra nel tuo centro. Facciamo sempre un momento di ascolto tra un asana e l'altro. Senti ancora bene i tuoi piedi sotto le anche, le dita dei piedi possibilmente aperte, l'appoggio sotto l'alluce, il mignolo, il calcagno, premi un po' verso il basso, porta l'ombelico verso l'interno e l'energia che abbiamo messo in gioco durante l'asana ora la offriamo verso l'alto e verso il nostro centro, quella linea di luce che posizione dopo posizione brillerà sempre di più. Lo sguardo si appoggia al punto tra le tue sopracciglia. E ogni volta appunto ripercorriamo da questa linea luminosa. Nella posizione di equilibrio in particolare abbiamo stimolato la radice. Prova a ripartire dal pavimento pelvico, dalla radice della spina dorsale. Vedi questa migrazione di energia luminosa lungo il tuo centro fino al punto tra le sopracciglia. Porta ora il peso sul piede destro, senti sempre l'appoggio sotto l'alluce, il mignolo, il calcagno, avvicina la gamba sinistra, apri bene dall'anca. Cerca di non crollare sull'anca destra, ma sii proprio forte, ben radicato come un tronco. Se sei esperto, porta la pianta del piede all'interno e poi inspira, porta le braccia oltre la tua testa, i palmi restano sopra la testa, non scendere in avanti, premi bene un palmo contro l'altro, i gomiti sono aperti al lato delle orecchie e ancora senti come questa spinta attivi il tuo centro, ritorna nel tuo canale di luce centrale. Prova a sentire l'immobilità, il tronco che resta solido, che resta imperturbabile, mentre i rami fluiscono con le circostanze della vita.
quando hai potuto assaggiare un po' di questa qualità della calma come un mantra. Vedremo il perché delle affermazioni negli asana durante il corso. Afferma: sono calmo, sono sereno. Di questa linea luminosa in particolare, parti dalla radice e senti come questa luce di base spinga verso l'interno, verso l'alto, possa sorreggere tutta la posizione. Inspira, scendi, piedi sotto le anche, scendi con le tue braccia. L'energia coinvolta nell'asana entra all'interno, nel tuo centro. Ancora con i piedi, spingi un pochino verso terra. Cerca di vivere l'esperienza davvero del viaggio dell'energia dentro di te, che attraversa le tue gambe, si incanala dentro la tua spina dorsale e con lo sguardo crei un magnete al punto tra le tue sopracciglia. E queste particelle di luce ti raggiungono lì. Vivila come un'esperienza. Quindi apri bene le tue gambe, porta le braccia oltre la tua testa. Ancora senti la spina dorsale lunga e aperta. Porta l'ombelico verso l'interno. Facciamo un piegamento in avanti. Che andrà a insistere sulla seconda centralina, per ora chiamiamole così, che ha a che fare proprio con il renderti fluido, con il renderti flessibile. Inspira, allunga la spina dorsale, espira, scendi, stai in un'unica linea con la spina dorsale lunga e dritta. Porta le mani dietro alle tue cosce, inspirando allontana il coccige e la cima del capo. Ed espirando, scivola con le mani lungo le tue gambe e comincia ad avvicinare l'addome alle cosce. Se puoi, ancora non flettere per niente la tua schiena. Quando senti che arrivi a un punto di tensione oltre il quale pieghi la schiena, fai un'ultima ispirazione, porti il mento al petto. E solo un pochino la parte dorsale può essere flessa, può essere piegata. Quello che ti chiedo è di privilegiare il fatto di poter allungare bene la schiena alle tensioni che senti dietro alle gambe. Quindi eventualmente anche piega un pochino le ginocchia, ma cerca di arrivare a una posizione che ti porti con la cima del capo verso terra. Le mani le posizioni i tuoi polpacci oppure prendi le caviglie. Se sei un praticante esperto, afferra i tuoi alici. E adesso cerca di stare in una posizione immobile, la posizione che ti concede il tuo corpo, e dentro la muovi, la dinamizzi solo attraverso il respiro. È il respiro che va a lavorare eventuali tensioni. Senti il respiro che allunga le tensioni dentro le gambe. Senti quindi come questa posizione sia il risultato del togliere sforzo, non del tirare, di allentare queste tensioni. Senti poi come il respiro crea spazio dentro alla tua spina dorsale tra le vertebre. L'allungamento della spina dorsale. Senti le tue spalle libere, che non devono portare peso, e offri anche il contenuto della tua mente. In questa totale apertura, che è anche un affidamento
ha un piano più alto che ci vuole qui per qualche cosa e si prende cura di noi, con un senso di fluidità nello scorrere delle cose, sempre perfette per quello che ci arriva in ogni momento, mentalmente afferma. Mi rilasso e allontano ogni mia preoccupazione. Due respiri in più, ma sentiti sempre libero di uscire prima se ne hai bisogno. Vieni con le mani al centro tra i due piedi, avvicina i piedi per uscire in sicurezza, srotola la spina dorsale, porta le braccia in alto e ancora scendendo bene con le tue braccia. L'energia rientra in questo centro luminoso, premi un po' con i piedi a terra e senti, vivi l'energia che si eleva, che si concentra e guidala con lo sguardo fino al punto tra le tue sopracciglia, attraversando tutte le centraline che sono incluse nella tua spina dorsale. Facciamo una piccola compensazione prima di andare a sollecitare il plesso solare. Abbiamo fatto un piegamento in avanti, quindi apriti un istante avvicinando le scapole, creando un piccolo arco. E poi ritorna. Apri le tue gambe. Apri il piede sinistro, rientra con il piede destro, mani a preghiera davanti allo sterno, entreremo nella posizione del triangolo, Trikonasana. Apri le tue braccia, latero flessione del bacino e ti allunghi come se scorressi lungo un muro. Cerca di non fare torsioni in avanti. Allunghi con il braccio come se dovessi raccogliere un frutto che sta in alto a sinistra. L'allungamento massimo è quando hai raggiunto proprio il tuo punto di allungamento consentito questa sera dal tuo corpo. Appoggia il dorso della mano all'interno della gamba, l'altro braccio perpendicolare, mento al petto, ruota anche la tua testa e diventa come un sole che ruota intorno al tuo plesso solare. Le tue braccia, le tue gambe diventano i raggi di questo sole. E comincia a respirare nella posizione. Senti che l'avere ruotato intorno al plesso solare immediatamente crea una risposta in questo centro potente. Comincia a ruotare più velocemente, a mandare la sua energia solare a tutto il tuo corpo, a tutte le tue cellule. Tieni i piedi bene attivi a terra, allungati dalle braccia nelle direzioni opposte, dei raggi che spingono verso l'esterno, anche dalla cima del capo. In questa massima diffusione dell'energia, mentalmente afferma, energia e gioia fluiscono nelle cellule del mio corpo. La gioia discende su di me. Ruota la tua testa, fletti il ginocchio, risali, porta ancora i piedi sotto le tue anche, scendi dalle braccia, premi un po' i piedi a terra e fai esperienza dell'energia che attraversa il tuo centro. Conducila fino al punto tra le tue sopracciglia, questo portale sacro che collega il mondo del finito con il mondo dell'infinito.
Apri ancora le tue gambe, apri il piede destro, rientra a 45 gradi con il piede sinistro per evitare la torsione del ginocchio. Mani a preghiera davanti al tuo cuore. Inspirando, apri le braccia, lateroflessione del bacino verso destra. Ancora come se scorressi lungo un muro. Ti allunghi verso l'alto, verso destra, fino a quanto puoi. Quando sei al punto massimo, appoggi il dorso della mano, l'altro braccio perpendicolare e ruoti la tua testa. Bene, i piedi attivi a terra, le braccia che si aprono nelle direzioni opposte. Respira con il tuo diaframma, senti come questo solleciti subito il plesso solare. Diventa un sole, prova a sentire veramente come l'energia potente di questo centro impregni tutte le tue cellule. Quando ti senti veramente diventare più luminoso, pieno di energia, la nostra vera realtà, quando noi andiamo sotto gli strati opachi di materia, di identificazione, Yogananda dice che è fatta di ananda, cioè di gioia. Prova a sentire proprio la solarità dell'entusiasmo in questa posizione. E affermo mentalmente, energia e gioia fluiscono nelle cellule del mio corpo. La gioia discende su di me. Ruota la testa, fletti il ginocchio. Porta ancora bene i piedi sotto le tue anche, riporta l'energia al centro, attiva la posizione prendendo un po' i piedi a terra e fai esperienza di questa risalita dell'energia che un po' alla volta deposita luce, la togliamo dalle preoccupazioni del mondo, dall'essere identificati nelle circostanze e le portiamo nel nostro occhio che vede meglio tra le tue sopracciglia. Quindi scendi sulle ginocchia, sovrapponendo l'alluce destro al sinistro. Ti siedi sui tuoi calcagni, anche in questo caso se ne hai bisogno puoi posizionare un cuscino tra le cosce e i polpacci. Metti la mano destra dentro la mano sinistra, creando anche una piccola pressione nel tuo grembo per tenere aperta e lunga la spina dorsale. E rivivi ancora questa linea di luce, questo canale di luce che c'è dentro di te. Attiva anche il collo dei piedi a terra, questo fa subito sollevare il pavimento pelvico. Quindi rilassa la posizione, rilassa le spinte delle mani e dei piedi. Ma continua a vivere questo eco di luce che è la tua vera realtà e senti che questo dà forza e centratura a ogni tuo pensiero, ogni tua azione. Ti vieni a stendere sul tappetino. I piedi sono larghi come le tue anche, le mani sono a lato del petto. Premendo bene il pube a terra, sollevi la testa, sollevi le spalle, tieni i gomiti vicini al tuo corpo e cerchi di venire con il petto più avanti delle spalle, creando un arco nella parte dorsale della tua spina dorsale. Non dovresti coinvolgere per niente la parte lombare, la parte bassa della spina dorsale. Se senti che sta avvenendo, stringi subito i glutei per proteggere questa parte.
Anche il collo dei piedi è spinto bene a terra e lo sguardo attraversa il punto tra le tue sopracciglia. Se potrai sentire, potrai vivere come questa posizione è molto attivante. La tua spina dorsale si riempie di luce, si riempie di forza. Mentalmente afferma: mi alzo con gioia per accogliere ogni nuova opportunità. Espirando, scendi, ti spingi subito all'indietro per fare una controposizione, metti anche le braccia lungo il corpo nella posizione del bambino, posiziona la fronte davanti alle tue ginocchia e muovendo il diaframma, creando espansioni nel tuo addome, vai a massaggiare tutta la tua schiena e a riassestare la spina dorsale. Lascia scendere le spalle, una a sinistra, una a destra. Lascia che tutto il corpo si rilassi, si faccia sostenere, mentre dentro di te, nel tuo centro, continua a brillare la luce. Ti sollevi, ti vieni a sedere, posizioni le gambe in questo modo con i piedi davanti ai glutei, prendi la gamba destra e la porti sotto alla sinistra, portando il ginocchio centrale in linea con il tuo ombelico. Ora, se per te è possibile farlo senza sollevare il gluteo, porti l'altro piede oltre il ginocchio. Se invece per farlo ti sei sollevato per metà del corpo, allora o lasci di qua il piede o tieni lunga la gamba e passi soltanto con il piede. Vogliamo proprio che la seduta sia equilibrata a sinistra e a destra. Cerca la variante giusta per te. Verifichiamo che anche la spina dorsale sia dritta dritta, quindi intrecciando le mani davanti al ginocchio, porta la coscia verso il tuo addome e poi posiziona la mano destra dietro al ginocchio e la mano sinistra, stando sulla punta delle dita per tenere lunga la spina dorsale dietro al tuo sacco, in questo modo. Inspirando allunghi la spina dorsale, espirando ruoti il bacino. Inspiri, allunghi la spina dorsale, espirando, ruoti la parte intermedia del tuo busto. Se per te va bene, a questo punto anche abbraccia il ginocchio dentro al tuo gomito. Inspira, allunga, espirando, ruota anche con la parte alta del tuo busto. Ruota anche la cervicale, lo sguardo va a cercare oltre la tua spalla. Espira ancora bene dal diaframma, sentendo che lo spazio di espansione del respiro si alza nell'area del petto. E andiamo ad accendere la luce che c'è proprio a questo livello. Il cuore yogico non è a sinistra, è al centro. Questo è un luogo molto importante, è il luogo di Anahata Chakra, lo chiameremo così nel nostro percorso, ma è anche il luogo di citta, il luogo del sentimento. È il luogo in cui succedono molte cose gloriose e anche molti guai, perché è qui che ogni volta che veniamo feriti in qualche cosa, poi ci chiudiamo, mettiamo dei filtri con cui non vediamo più la realtà così com'è. Ma vediamo dalle modificazioni che sono avvenute nel nostro sguardo, nel nostro sentire, come se avessimo chiuso delle porte.
E adesso con il respiro cerchiamo di riaprire per far ricircolare libera la vita, libera l'energia. A pensare ogni volta che inspiri a un semino di luce che cresce e che viene ad occupare tutta l'area del tuo petto. La luce che si espande nel tuo petto. Cresce così tanto che si vede in trasparenza, che la puoi emanare anche fuori di te, che si appoggia nelle presenze della tua vita, nelle cose che ti circondano. Radia l'energia speciale di questo centro, che è fatta di amore, di accoglienza, delle qualità che di solito ci aspettiamo di ricevere, le possiamo invece praticare, trovare dentro di noi. E allora afferma, irradio amore e benevolenza alle anime amiche. Ovunque. Resta ancora con la luce del cuore accesa, fai un'ispirazione in più, espirando ruota il collo, ruota tutta la spina dorsale. Se sei un praticante esperto, puoi posizionare le ginocchia una sopra l'altra per ascoltare, altrimenti ti porti sulle gambe incrociate e ascolti gli effetti della torsione. Facciamo anche l'altro lato, riporta i piedi davanti ai tuoi glutei, passa sotto con la gamba sinistra, scegli la variante per te, quindi vedi se ti è possibile portare il piede dall'altra parte, tenendo il piede completamente a terra, entrambi i glutei appoggiati al cuscino, posiziona la mano dietro al ginocchio, l'altra mano dietro al sacro, sulla punta delle dita. Inspira, allunga la colonna, espirando ruota solo il bacino, il mento ancora davanti allo sterno. Inspira, allunga, puoi prendere il ginocchio dentro il gomito, ruota con la parte centrale della spina dorsale. Inspira, allunga, ruota con la parte più alta e poi anche con la cervicale e lo sguardo che va a cercare oltre la tua spalla. Utilizza ancora il diaframma per espandere il respiro e troverà particolare spazio a livello del petto, del cuore. E ancora visualizza questo seme di luce che si espande e che diffonde l'energia speciale di questo centro. Abbiamo detto prima che in questo centro possono nascere delle chiusure. Allora prova a irradiare questa energia anche alle circostanze avverse, alle persone che ti pare che abbiano portato sfida nella tua vita, sapendo che erano comunque degli appuntamenti che aveva preso la tua anima. Che si ripone nella platea di quel cinematografo di cui abbiamo parlato all'inizio, anche tutti questi incontri, tutti questi episodi sono stati perfetti per fare la tua strada. Afferma mentalmente. Irradio amore e benevolenza alle anime amiche, ovunque. Inspira, ruota il collo, ritorna con tutta la spina dorsale, scegli la posizione per l'ascolto o sovrapponi le ginocchia o ti metti a gambe incrociate.
Prova a sentire il viaggio che abbiamo fatto dalla radice fino al centro del cuore, accendendo le nostre luci. E ora offriamo questa luce nei centri più alti, concludiamo sempre così le pratiche perché ho detto prima che l'Ananda Yoga è uno yoga originario. E questo significa che non è fatto per il corpo, ma è fatto per la meditazione. Andiamo a indirizzare l'energia verso i nostri centri più alti per poterci poi alla fine offrire lì. Quindi finiremo sempre le pratiche con un momento di ascolto meditativo. Ti allunga intanto sul tappetino per quest'ultima posizione. Sarà la posizione di Matsyasana, il pesce. Posiziona il dorso delle mani sotto i tuoi glutei, i gomiti restano vicini, vicini al corpo. Le gambe sono attive, ad esempio puoi tenere le punte a ballerina. Premendo sui gomiti, sali bene dal cuore e posizioni quasi la cima del capo. Stai leggermente indietro in realtà perché non vogliamo chiudere del tutto la nuca. La testa non porta nessun peso, tutto il peso è sui gomiti. E lascia sgocciolare la luce che hai acceso nel tuo cuore attraverso il centro della gola fino al punto tra le sopracciglia. Fai concreta esperienza che quest'aria diventa più luminosa, più chiara. E afferma. La mia anima fluttua su onde di luce cosmica. Allunga bene i gomiti, ti riporti sdraiato. Apri un pochino le tue gambe, ancora come il lato corto del tappetino, apri un po' le tue braccia con i palmi rivolti verso l'alto. Sfumeremo questo ascolto in un rilassamento, quindi se senti la necessità di coprirti, fallo ora. Io guiderò il rilassamento da seduta, tu resti sdraiato. Inspirando, tendi tutto il corpo, raccogli eventuali tensioni che fossero rimaste. Ed espirando, rilassi tutto completamente, ti fai sostenere dalla terra. Osserva ancora il movimento del diaframma. L'ombelico che si solleva, si riavvicina alla spina dorsale quando espiri. Ad ogni espirazione permetti un po' di più al tuo corpo di aprirsi verso terra. Senti il tuo corpo che si affida al sostegno della terra. E come più tu ti lasci portare e più sei sostenuto. Questo accade anche nella vita. Più ti affidi, più sei custodito dall'universo, da questa forza che ti vuole qui, ti vuole portare al tuo compimento. Senti come questo farti sostenere approfondisca il contatto tra il lato posteriore del tuo corpo e la terra. Individua i punti in cui avviene questo contatto in maniera più intensa, ad esempio dietro i tuoi calcagni. A livello dei polpacci,
dei glutei, il dorso delle mani, i gomiti, le scapole, il retro della testa. Inspira ed espirando, affidati completamente a questi sostegni, come se ti spandessi per terra, come se il tuo corpo diventasse un vestito smesso. La raccomandazione è sempre nel rilassamento, di permettere al tuo corpo di entrare nel sonno, ma la luce della consapevolezza resta accesa, quindi cerca di non addormentarti. Osserva se ci sono ancora tensioni, per esempio dietro le tue ginocchia, se le mani stanno trattenendo tensione, le dita che ora vuoi aprire, se c'è tensione a livello della tua gola, tensione nella pelle interna dei gomiti, e allora ci respiri dentro e rilassi. Rilassa poi il mento, rilascia il morso se l'avessi stretto, rilassa le labbra, la lingua, rilassa le guance, rilassa la pelle intorno agli occhi. Rilassa gli occhi, le palpebre, la pelle della fronte che scende verso le tempie e senti la presenza delle sopracciglia sulla fronte. Rilassa il cuoio capelluto che scende verso le orecchie e rilassa la parte interna delle tue orecchie. Porta ancora la tua attenzione al respiro. Osserva il movimento naturale, che non forzi in nessun modo, del respiro dentro al tuo corpo completamente rilassato. E vivi questo movimento, questa piccola onda, come un cullare del tuo corpo. Corpo è cullato dal respiro. Stasera il tempo non è molto, per cui non potremo fermarci tanto nel rilassamento. Fai un'inspirazione un po' più profonda, riporta presenza dentro il tuo corpo. Comincia a muovere le dita delle mani e dei piedi.
i polsi e le caviglie. Metti le tue gambe. Se per te va bene, porta le ginocchia al petto, ti abbracci e provi gratitudine per quello che ti ha concesso il tuo corpo, per quello che è riuscito e per quello che non è riuscito, ma anche per tutti i passi che ti hanno portato questa sera qui su un tappetino a praticare. Momenti belli, momenti dolorosi, tutto quello che ha servito a arrivare qui ora. Quindi scendi sul lato destro, fai ancora qualche respiro in questa posizione prima di portarti a sedere per l'ascolto finale. Quando ti porterai a sedere, controlli subito che la spina dorsale sia allungata e aperta come abbiamo fatto all'inizio. Quindi spingi dai glutei verso terra, ti allunghi dalla cima del capo verso l'alto, richiami un po' l'ombelico verso l'interno. Individui ancora questa linea di luce che attraversa il tuo centro. Osserva se ci sono ancora tensioni nel tuo corpo. Mentalmente afferma, lascio andare. Se ci sono pensieri che si agitano nella tua mente, e ancora ripeti, lascio andare. Ci sono emozioni che ti turbano nel cuore e anche queste lasciale andare. Prova a pensare che le tensioni, i pensieri, le emozioni sono solo energia. Come in un cielo in cui passano delle nuvole, vengono e vanno, ma tu sei il cielo. Vedi quindi un po' alla volta questi concentrati di energia dissolversi, tu vivi pienamente e completamente in questo centro di luce. Mentre il tuo sguardo si appoggia al punto tra le tue sopracciglia. Lascia andare anche questo sguardo. Osserva di testimonianza e diventa l'unico punto di luce. Sta tra le tue sopracciglia, porta tutta l'energia là, tutto in questo punto e lì offriti completamente. Vediamo la pratica cantando insieme l'om attraverso Zoom, diventa un suono abbastanza orrendo.
Abbiate compassione e cerca però di pronunciarlo facendo scorrere il suono dalla radice della spina dorsale, facendolo risalire e fai vibrare la M al centro tra le tue sopracciglia. Il suono dell'O è in realtà una traslitterazione di AUM e questo dittongo iniziale diventa un suono sfumato. Om. Mi raccomando, senti la vibrazione che sale, fai vibrare la M tra le tue sopracciglia. Om. Om Tat Sat. Shanti, shanti, shanti. Bene, nelle prossime lezioni vi spiegherò anche chi ho qui dietro, avrete riconosciuto Yogananda. Intanto vi ringrazio infinitamente di aver praticato con me questa sera. Sapete che potete iscrivervi, che trovate tutte le notizie sul mio sito oppure mi scrivete. C'è la promozione fino a domani mattina, quindi se volete iscrivervi vi conviene farlo ora. Grazie ancora e per chi ci sarà, ci vediamo lunedì alle ore 13 oppure in differita. Grazie e buona serata a tutti.